chiami perché le derivate è fatto facilmente. Qual è la, quella funzione che è derivata di là? Tu lo parlo per forza. Qual è quella funzione che è derivata di là? 2x, x quadro, eccetera, eccetera. Domande? A parte la domanda, questo è un momento bellissimo di televisione. Avanti. Io devo fare lo shampoo. Io ce l'ho. Grazie. Prego. Osserviamo una tipica lezione di educazione fisica. Oh ragazzi, me ne hanno raccontata una ieri sera stupenda. Allora, un francese, un italiano e un tedesco decidono di andare a fare una vacanza insieme in un castello sperduto in mezzo al cielo. Solo che il problema qual è? Che in questo castello si aggira il fantasma formaggino. Allora, questi qui arrivano, prima notte prendono posto nella camera d'albergo. Piena notte, tutti che dormono, a un certo punto sentono solo il fantasma formaggino, e il francese e il tedesco, terrorizzati, prendono e scappano. E il fantasma formaggino ancora, non c'è l'italiano. Solo il fantasma formaggino. L'italiano si alza e fa, oh fantasma formaggino, taci che se no ti spalmo su un panino. L'episodio che io mi ricordo era in terza media, quando in una gita, non so più dove, a Roma o a Firenze, nella pausa pranzo io e altri miei tre compagni abbiamo avuto la brillante idea di far finta di rapire una ragazza delle medie, che tra l'altro sarebbe poi diventata mia moglie, e abbiamo chiamato la preside delle medie, facendo la voce un po' da gente del sud, diciamo, dicendo: signora preside, abbiamo la sua studente, se non paga entro quest'ora, eccetera eccetera, abbiamo riscatto, eccetera eccetera. Al che la preside, non controllata da noi ovviamente, noi non ce lo immaginavamo, ha chiamato la polizia, quindi poi noi siamo tornati e abbiamo riso come se avessimo fatto uno scherzo intelligente, e la preside ci ha cacciato a casa, ci ha fatto terminare lì la nostra città. Questo è il primo, però... poi però siamo diminuiti di eventi. Quando avevo la vostra età, prima della maturità, siamo andati un giorno al lago da una nostra professoressa molto tranquilla, una che ci faceva fare un po' di rumore in classe, e lei abita sul lago, ha questa casa sul lago, e noi diciamo: prof, noi adesso andiamo a farci un bagno, eravamo 8 uomini. E lei ci fa: sì, va bene, basta che non toccate quel pedalò rotto, c'era un pedalò rotto sulla spiaggia davanti al lago, basta che non lo toccate perché sennò si arrabbiano, eccetera eccetera, dico di là. Noi ovviamente prendiamo il pedalò, lo carichiamo di tutte le nostre cose, cellulari, chiavi delle macchine, felpe, sigarette, accendino,
e andiamo al largo, giunti, ma al largo eravamo, cioè praticamente arrivati a metà lago, c'era uno dietro che era un po' timidino, per cui nessuno lo ascoltava tanto, e comincia a dire: oh Filo, va che entra l'acqua di qua, oh Filo, guarda che imbarca l'acqua di qua. Allora imbarcava l'acqua da una parte e noi ci spostavamo dall'altra parte, imbarcava l'acqua dall'altra parte e noi ci spostavamo dall'altra. A un certo punto, a un urlo, tutti in mare, ci siamo catapultati tutti fuori e il pedalò ha fatto così, si è ribaltato sotto e noi siamo saltati tutti fuori. Non abbiamo salvato niente se non un mio amico che è risalito con gli occhi chiusi, con un accendino in mano e basta. Lui tra chiavi delle macchine, felpe, portafogli, ha deciso di salvare l'accendino. E questo è l'altro evento. Quindi lei, che quest'anno è venuto in gita con noi, sì, ad esempio, quando aveva la nostra età, cosa che faceva? Allora, io l'unica cosa che mi ricordo di una gita è stata una sera, siamo in un albergo a dormire, anche qui non mi ricordo dove, siamo in albergo a dormire e vabbè, buonanotte, le luci si spengono a mezzanotte, l'ora che era. Allora praticamente noi avevamo fatto delle camere, c'era una camera di gente un po' antipatica. Allora praticamente a un certo punto usciamo sui balconi, ma noi volevamo dormire, ma notiamo che i balconi sono comunicanti. Allora a quel punto evidentemente lo scherzo si chiamava da solo. Notiamo anche un'altra cosa, che il telecomando della nostra televisione della camera prende tutte le televisioni dell'albergo, cioè accende tutte le televisioni dell'albergo. Allora facciamo tutti i balconi dell'albergo, stavamo di tipo 50, tutti scavalcando, erano comunicati, tutti scavalcando così. A un certo punto arriviamo alla camera di questi qui, che avevano lasciato socchiuso la persiana. La persiana, brava guerra, la persiana. Allora dai buchi, noi abbiamo controllato in camera nostra dove fosse il programma un po' più spinto, erano le due di notte, per cui ecco un po' programma così. Poi abbiamo acceso di botto e abbiamo sparato su tutto il volume. Quindi questi che stavano dormendo si sono svegliati urlando, mentre si sentivano delle urla da ragazza di quei film lì. E mi è arrivata immediatamente la preside che ha cominciato a bussare, sentendo le urla di questo film non adatto ai minori. Questi hanno aperto semi andati, perché immagino che si è appena svegliato. Hanno aperto e la preside, incazzata nera, fa: ma come mi permettete? Ma cosa stavate facendo? Chi è stato? E l'unica risposta che loro avevano su chi è stato, l'hanno guardata così, fa: prof, le giuro che la tele si è accesa da solo, le giuro, noi stavamo dormendo. Chiaramente la preside non ci ha creduto, perché sembrava la classica cosa, e questa volta invece hanno mandato loro a casa dalla gita. E penso che è la prima volta che lo confesso a una telecamera, sì, penso di sì, in realtà eravamo stati noi. Okay. Che lo dica. Mi sono smerdato abbastanza per voi. Grazie. Prof, hai mai fatto qualche pazzia? Sì, mi era capitato una volta quando facevo la terza superiore più o meno e mi ero innamorata di un ragazzo che abitava a Genova e allora sono andata. In realtà ho bigiato, ho preso il treno la mattina e sono andata a trovarlo a Genova. Lui aveva una bellissima due cavalli, vecchissima, e siamo andati in giro col tettuccio scoperto, ero felicissima. Oh. E i miei non l'hanno mai scoperto, che avevo bigiato. Basta, sono qui. Prof. Buongiorno. Buongiorno. Tutto bene? Tutto bene. Perfetto. Abbiamo scoperto che condivide l'appartamento con la prof Plumari. Sì, una bellissima casa, vi invito tutti a mangiare. Siamo a cena domani sera. Perfetto. Ma fa delle cose strane la Plumari? La Plumari fa delle cose strane. Allora, sì, fa delle cose strane. Cioè, in realtà forse appaiono strane a me, praticamente fuori legge, cioè, però diciamo che ha un amore viscerale per la differenziata. Diciamo che forse sono io che sono un po' fuori legge, però diciamo che è molto meticolosa nel dividere tutta la pattumiera, e se sbaglio, e io tra parentesi lo dico, ma sbaglio sempre, ancora imparato i bidoni, se sbaglio Non mi fa notare niente, ma si vede che va là, che ravana nella pattumiera e che cambia tutto il secco, per cui la plastica deve essere lavata, i bicchierini dello yogurt devono essere messi in frigo
rigorosamente asciugati e poi buttati. E se comprate la verdura all'esselunga nelle confezioni trasparenti, ricordatevi di non buttarle perché possono sempre tornare utili. Dopo questa lezione sulla differenziata vi lasciamo agli altri. Ma di scusami, ciao! Prof, allora, visto che è andata da poco a vivere con la Parravicini, e visto che la Parravicini è una delle professoresse più posate del campo. Ma aspetta, posata quale? Forchetta col terzo? Era per ridere. Allora, ci racconti qualche abitudine strana, qualche aneddoto? Non so se è una buona idea, Sì, dai. Ma siamo sicuri? Sì. Panda, certo. Vadi. Ma allora, secondo me è uno dei momenti migliori è la mattina, perché la prof Parravicini è molto tranquilla, per cui svegliarsi la mattina... Come lei. Fa la tragedia. Esatto. Uguale. Stessa cosa. Allora, esistono le sveglie, all'inizio non ce l'avevamo la sveglia, però, quindi cosa succede? Che la prof dice, uso il cellulare. Peccato che quando si sveglia è presa da questa frenesia, non vuole svegliarsi e lancia il cellulare. Rischiare di rompere il cellulare al giorno, decide di comprare la sveglia. Molto bene. Bene, la simpatica sveglia suona tipo dalle 6 alle 7 N volte. Ma è andato, mi alzo, mi lavo, le mie cose, eccetera, eccetera. Solo che a volte questa simpatica sveglia non basta, per cui la prof si riaddormenta. Ecco. E se io mi accorgo e non sento rumori, beh, vado a svegliarla. Ma se io non mi accorgo, arrivo magari alle 8 e dico, Marta, sono alle 8, lei... A quel punto parte a tutta birra, ma non è ancora finita. Perché la sveglia, come ben sapete, si può stoppare oppure si può spegnere. Sì. Se non la spegni, cosa succede? Risuona. Risuona. Quando risuona? Alla stessa ora, però il dopo 12 ore, esattamente. Per cui delle volte io sto studiando, correggendo i compiti di Panda, sto questionando e Panda di che, Panda di là, e comincia a suonare la sveglia. Ma è al piano di sopra, quindi vado a cercare il capo di sveglia per svegliarla. Che normalmente esatto non si trova, perché la prof non ha perso l'abitudine a lanciare. E quindi vabbè, la spengo, finalmente ce la faccio. Bisogna rendere atto alla prof che una volta mi ha salvato, perché questa simpatica sveglia che ha cominciato a suonare, io ero da sola, lei era, non so se è uscita con voi da qualche parte, meno male che c'era la sveglia, perché sennò io non l'avevo messa e non sarei arrivata. Quindi la nostra prof è tutto bene, di quello che dice bene. Però svegliarsi la mattina è un disastro. Terrorista.